Welcome back da Max Black, siamo qui sulle gare multiveicolo di GTA 5 e questa è la mia macchina personalizzata che per adesso le mie finanze hanno potuto acquistare, è la Spectre. Guardate che bella macchina, me la sono fatta nera opaca come quella di Mario Balotelli, non so se l'avete mai vista, è una macchina molto raffinata che c'ha. Oh mio Dio, qui la gente spinge come pazzi, lasciatemi in pace maledetti, toglietevi. Comunque è una bella macchina, come potete vedere, guardate come spinge bene, quindi sono abbastanza contento di aver acquistato quest'auto, che non è per niente male. Perché quel tizio non usa lo... Ok, facciamo ricaricare e poi via. Via, via, via. Ok, prendiamo la scia, guardate che bello questo punto. Via, via, si va verso la luna. Grazie. Grazie, guardate come volo. Spero di riuscire a prendere quel che devo. Dove, da che parte si deve andare? Non lo so. Non so che fine quel bastardo mi ha fatto andare fuori strada. Bravo. Attenzione che da poco Max Black si suicida. Che un tizio si è andato a schiantare lì, molto bene. Quindi non c'è bisogno nemmeno di sudare, perché si tolgono i piedi da solo. Vai, togliti. Togliti che c'hai Max Black. Attenzione a questa strettoia. Molto pericoloso questo punto. Anche questo. C'è una bella picchiata. Guardate qui come andiamo bene in picchiata. Ed entriamo. Cioè, mi sono comprato la Spectre perché era quella che, non lo so, costava meno. Poi l'ho modificata un po'. Ho messo un po' qualcosa. Le marmitte, lo spoiler, le minigonne, eccetera. Colore opaco, insomma, è una bella macchina, un po' di neon sotto, però mi riservo di migliorarla ancora appena le finanze mi aiutano. Ci ho speso quasi 300.000, quindi credo che possa bastare come spesa iniziale. La macchina costa 400.000, in tutto mi sarà costato qualche milione quella macchina. Voi ditemi che ne pensate di questa macchina che ho comprato, se me ne consigliate qualcun'altra io sarò molto contento di vedere, di acquistare qualche altra macchina per vedere come sono. Magari voi siete, ne avete provate tante altre e ne saprete più di me. Ok, questo punto in picchiata è stupendo, e passare sotto il ponte è ancora più bello. Una cosa per esempio che a me piace è proprio fare queste evoluzioni sotto i ponti, insomma è molto divertente. Sembra che questa moto sia diventata più... questa moto d'acqua, questo coso che si trasforma in poche parole, sia diventato molto più veloce. C'è qualche onda di troppo che mi sta rallentando, maledizione. Quindi, non so, ci sono tre giri. Ah, bene, bene, così ho la possibilità di superare questi due qua davanti. Quindi c'è una gara con la barca a vela veramente strana, che non so se avete fatto, mamma mia, da parte veramente di una lentezza. Viene sonno solo a vederla. Vai! Forza, forza che gli prendiamo la scia con questo macinino che abbiamo, tremendo. Che poi questa... Guarda che la scia la prendiamo e forse la possiamo superare. Prendiamo la scia. No, maledetto, maledetto. Comunque siamo arrivati settimi. Mettete un mi piace e ci vediamo con la seconda gara di queste gare multiveicolo. Eccoci nella seconda gara di oggi, siamo nella gara Bivi. Speriamo che vada bene, perché la gara di prima è andata, diciamo, bene, però c'è stato qualche errore di troppo. Mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, pronti, partenza, via. Via, via, c'ho la Shotaro come moto. Ci sono tre giri, mi hanno già superato in tantissimi. Però ecco, mi sto bevendo tutti perché la Shotaro è una moto incredibile. Ha una potenza devastante. Ma come ha fatto quel tizio a volare? Come ha fatto quel tizio ad andare a finire là fuori? Togliti dai maroni, maledetti. Maledetti, venite. Via, via, toglietevi. Fate strada. Maledetti. Guardate come si piega questo tizio. Via, via, via. Ok, eccoci con l'aereo. Oh mio Dio, la vedo malissimo. Ok, posso passare di qua.
che paura questi bivi, signori. Mamma mia, guardate, siamo tutti in un fazzoletto. Tutti in un fazzoletto, signori. Attenzione, toglietevi, maledetto levati dai maroni, non osare. Non osare sfidare. Guardate questo, mamma mia, per miracolo c'è entrato. Ma non funziona la scia con gli aerei, maledetti. Non ne hanno messo probabilmente in questa gara. Cercando di prendere velocità con questi movimenti su e giù, ma questo tizio qui non riesco a evitarlo, ad allontanarlo più che altro. È brutto questo gruppone con tutti questi aerei perché, come potete notare, ci sono delle slealtà abbastanza importanti. E vai via. Questo tizio spinge come un malato. Eccoci qui. No, dai, togliti! Ok, guardate qui tutta la gente col paracadute che va giù. Non vedevo l'arrivo, però. Ok, va bene tizi, uccidetevi, fate quello che volete, basta che mi lasciate in pace. E io come al solito prendo la parte più trafficata. Dovevo prendere quella meno trafficata per cercare di evitare questo punto. Saltiamo. Molto bene. Kit, fai un salto. No, 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 che cagata. Via, 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 spingi, spingi. Che stupidata che ho fatto ogni volta, ammacco sto cavolo di L3 e mi fa il salto. Che stupidata con queste macchine, ogni volta faccio lo stesso errore. Via via via. Vabbè dai, non siamo così indietro. Forse non c'è bisogno di aprire il paracadute. No, c'è bisogno invece. Qualche secondo, ma c'è bisogno perché sennò non ci arrivavo purtroppo. Ho sbagliato a fare quel saltino. Alla fine, ottima curva, arriviamo alla fine. Ce li ho tutti qua davanti, sono tutti qua davanti. Se qualcuno di loro fa un errore riesco a superarli tutti. Sono indietro di quasi mezza curva praticamente. Ok, qui c'è il balzo per trasformarsi in aereo. Via. Che cavolo d'aereo è? Cosa ha fatto quel tizio? Com'è morto? Non lo so veramente. Noi poco ce ne importa, spingiamo al massimo che come vedete già abbiamo recuperato un paio di posizioni e siamo dietro al settimo. Spero di non arrivare di nuovo settimo perché sembra una condanna, arrivo sempre settimo. Ma come potete vedere nello scorso episodio, non ricordo se sono uno o due episodi fa, sono riuscito ad arrivare primo con una gara veramente rocambolesca. Invito ad andare a mettere anche lì un bel mi piace in quel video bellissimo dove sono arrivato primo, credo l'ho intitolato Vittoria o Fuga per la Vittoria, una cosa del genere. È andato abbastanza bene veramente come video, è stata una bellissima gara, mi raccomando mettete un bel mi piace, iscrivetevi sempre, momento barca, speriamo non è la barca a vela. No, è quella solita moto d'acqua schifosa e va a due. Mi sarebbe una bella gara con dei motoschifi dove uno riesce a spingere, ad avere velocità. Guarda che lenta questa. È troppo lenta, è troppo lenta. Destra o sinistra? Boh, io vado sempre a sinistra perché mi viene meglio. Spingiamo a tutta potenza, cerchiamo di fare il nostro meglio. Di nuovo cambiamo ruote, questa qua era un'arma a doppio taglio, non so se si poteva fare anche senza cambiare le ruote. Ce l'ho tutti davanti, attenzione, li ho raggiunti. Finalmente li ho raggiunti, maledetti. Li vedo, guardate dove sono, guardate dove sono. Attenzione. Attenzione, adesso si passa alla moto. Ok, moto a tutta velocità, cerchiamo di non fare stupidate perché abbiamo una moto bella potente. Non dobbiamo fare stupidaggini. Ce l'ho tutti davanti comunque, tranquillamente ce la posso fare, basta un loro errore ed è fatta. Ci spingiamo tutta potenza via. Che bel salto, che bel salto. Ok, ne ho passato uno che sicuramente si sarà suicidato.
Ottimo lavoro, Max Black. Va in piega. Giù in carena, attenzione. Cioè, dobbiamo fare 3 giri di questi? Ok, facciamoli. Vuol dire... Ok, passiamo alla macchina con paracadute. Secondo me ce la faccio ad arrivare almeno quinto. Andiamo a recuperare un'altra posizione, penso di farcela perché... Ok, sono quinto. Siamo arrivati quinti, abbiamo superato, ce l'abbiamo fatta ad arrivare quinti. Mi raccomando, signori, mettete un mi piace, iscrivetevi e ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti.